Benvenuti in un nuovo video. Stamattina niente scuola per mancanza di acqua e quindi ne ho approfittato e sono andata al Conad a fare la spesa con mia mamma. Sinceramente non ho acquistato molto, almeno io, perché è proprio una cosa mia, al Conad io non trovo mai niente, cioè nel senso preferisco andare a fare la spesa più al Lidl oppure all'Ocean, Eurospin, ma al Conad ditemi se forse capita solo a me, ma non trovo sempre tutto quello che mi serve. Scusatemi della postazione che ho voluto fare proprio un video molto casareccio e infatti ne approfitto che vi faccio vedere lo svuota la spesa. Indico qua perché ce l'ho qua. Lo svuota la spesa e poi sono mezzogiorno, verso mezzogiorno e mezza, quindi a breve mi deve arrivare il pacco di quel supplement. Quindi ho deciso di fare un po' un misto. Quindi scusatemi che sto a terra e tutto, però almeno parliamo un po' più così. Fatemi sapere se questa tipologia di video così vi può piacere, che almeno la spesa ve la faccio vedere così. Allora, la prima cosa che ho trovato ed ho preso, sinceramente non mi serviva, però ho visto che stava in offerta a 95 centesimi e di solito anche la confezione piccola da 75 da me costa intorno a 1,30-1,40 euro. Quindi appena l'ho vista l'ho presa perché io ve lo farò vedere nel prossimo vlog. Ho tante farine che a me non piacciono, tipo quella lì MG, quelle là di MG, un altro della Daily Life a pistacchio, non mi piace per niente. E quindi, visto che comunque io le devo consumare, ho deciso di metterci il cacao, quindi basta questo quindi. Ne userò sicuramente tanto e quindi ho fatto scorta. E quindi di nuovo. E quindi è questo qua della Perugina. Eccolo qua, sinceramente 95 centesimi ci stava. Stavano in offerta le fette Wasa, ultimamente non le sto usando tanto, devo dire la verità, le fette Wasa, però ho trovato queste qui, sesamo e sale. Comunque sono queste qui, sinceramente non ho visto neanche i valori, ma niente male. Eccolo qua. A volte per fare qualcosa di diverso, uno snack veloce, invece delle gallette, anche se anche le gallette non le sto usando, però sinceramente stavo in offerta a 1,40 euro e le ho volute prendere perché di solito questi prodotti qui costano sempre tantissimo. Poi ho preso anche le originali, che io tra quelle integrali e le originali preferisco le originali perché sono molto più spesse, croccanti e mi piacciono un botto. E anche loro stavano intorno a 1,20-1,30 e le ho prese perché io da Lotion le trovo sempre 2,20-2,30. Quindi ho detto anche no, prendiamole. Volevo prendere i nuovi Fae, ma secondo me non sono questi. Ho preso i Total, però non li avevo mai visti ancora, perché da me dovete sapere che anche nelle catene di supermercati le cose arrivano molto 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 a rilento. Quindi ho trovato questo qui che trasversale, cioè di lato, c'ha tipo la confettura, va di fragole, e poi qui c'è lo yogurt. Non ho visto neanche i valori, però sinceramente buoni. Per 100 grammi hanno 0 grassi, 8,5 grammi di carboidrati, 8,3 di proteine. Di solito anche questi yogurt, tipo molto spesso mi capita di prenderli anche quelli là, tipo a 1%, 2% di grassi, ma vi posso dire che il Fai anche con 1% di grassi o 2% di grassi a frutta hanno comunque molte proteine, quindi io preferisco prendere molto spesso, cioè molto spesso prendo sempre questi qui. Poi ultimamente presi anche fiocchi di latte, questi qua della Piacersì, penso che si legge così, è della Conad, ed hanno solo il 3% di grassi. Sinceramente sono i fiocchi di latte, l'ultima volta che li ho provati sono stati i primi fiocchi di latte che ho provato, buonissimi, e quindi li ho ripresi. Devo dire la verità, io mi trovo anche bene con quelli lì dell'Eurospin 70 centesimi, della Pathos Land, sono molto più grandi rispetto a questi e anche sono molto buoni. Poi ho preso la pasta filo, che sapete che molto spesso mi faccio la pizza. Molti di voi dicono, eh sì, ma non è una pizza normale e croccante, raga. Ovviamente è fatta con la pasta filo, però a me piace molto, proprio il sapore, quindi l'ho presa a volte la sera, specialmente adesso che ho capito. Sì, è un po' chiacchiericcio, mi piace questa tipologia così. Fatemi sapere, perché da una cosa andiamo a un'altra, così parliamo pure un po'. Sto notando che nell'ultimo periodo, in una settimana,
se vado a scuola e poi subito dopo vado in palestra, sì, mi alleno bene, però non al 100%. Invece ho capito che se vado a scuola, comunque faccio gli orari a scuola dalle 2, a volte esco anche alle 3, torno a casa, mangio con calma, vado a scuola guida, riesco sia ad ascoltare bene a scuola guida e anche poi subito dopo ho una carica allucinante, mi riesco ad allenare bene, quindi sto spostando gli allenamenti verso le 5 e mezza e finisco sempre verso le 7 e mezza. Quindi torno a casa e per fare una cosa molto veloce, infatti la pasta filo ci vuole veramente poco a cuocere, tipo 10 minuti, 15 minuti. Fantastica. Poi ho preso anche della Conad questo pane a 8 cereali e soia, perché sapete che io la mattina molto spesso mi faccio proprio il pane tostato quando mi sveglio un po' più tardi con marmellata, la mia solita combo, oppure anche con l'affettato di petto di pollo di tacchino, lo porto a scuola, lo tosto un po' e lo porto a scuola. E questo qui è della Conad, sinceramente. Anche come valori niente male, per 100 grammi hanno 200 calorie, 5 grammi di grassi, 47 di carbo, 6 di fibre e 8 di proteine, forse un po' di sale in più, 2 grammi di sale, però vabbè, non fa niente, ci sta. Poi, oddio, ho preso i cavoletti di Bruxelles, a parte che penso che... Ma sono scaduti? Ah no, ok, no, non ho visto di. Eccoli qua. Vi stavo dicendo, ultimamente io non li trovo più, molto spesso li trovavo sempre, sempre, sempre all'Eurospin, ma ultimamente sono proprio mesi e mesi e mesi che io non li trovo più. Quindi appena li ho visti li ho presi subito, subito, perché a me i broccoli non fanno impazzire, gli spinaci neanche, però i broccoletti, no, scusatemi, i cavoletti di Bruxelles sì, io. Dico così perché voi mi avete corretto tantissime volte, quindi scusatemi. Ho preso una chicca, ho preso della Perugina, questo tipo in cioccolato fondente, penso sì, oh. Solo con puro cacao, sì, oh. Fondente extra nero al pistacchio. Cioè io appena l'ho visto ho detto no vabbè deve essere mio, io volevo quello lì della Lindt solo che non c'era e l'ho voluto prendere, no vabbè non vedo l'ora di provarlo. Questo vabbè per 100 grammi ha 537 calorie, 33 grammi di grassi, bla 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 bla, però raga io mangio sempre un quadratino che equivale a 10 grammi, no comunque non vedo l'ora. Seguitemi su Instagram perché sicuramente lo proveremo prima lì insieme. Poi ho preso le gocce di cioccolato, sapete, per i miei amatissimi biscotti. Io amo queste qui della Perugina, non cambiano molto da sottomarca, però sapete che la marca è la marca. Però io di solito non la prendo perché costano sempre un botto queste gocce di cioccolato. Invece ho trovato la confezione grande che stava 1,60 euro, 1,70 euro, per questo prezzo qui, per questa scia di prezzo, sono 200 grammi extra fondente e le ho volute prendere. Poi ho preso, wow, ho lasciato alla fine due prodotti che vanno insieme, cioè non lo so, sta cosa troppo. Allora, vabbè, ho preso proprio l'affettato di tacchino, pagato 3,28 euro, sono quanti grammi? 270 grammi, 3 euro. Voi sapete che pure quando vado a scuola mi piace, ultimamente sto prendendo, infatti, sto portando a scuola i panini, ho preso anche una bella confezione di panini. Ma lo sono morbidissimi, emanano un profumo assurdo. E quindi niente, questa è stata la mia spesa. E fatemi comunque anche sapere se vi piace questa tipologia di video. Quindi io adesso stacco e aspetto il corriere. Corriere, sbrigati! È arrivato anche il pacco di All Supplement. Eccolo qui, oh. Sinceramente, sì, fuori stava piovendo. Sinceramente non ho acquistato tantissime cose. Che sta scritto? Vabbè, comunque non ho acquistato tantissime cose, ho preso giusto un po' di novità e delle cose che comunque erano di nuovo disponibili e quindi le ho prese. Comunque, infatti, ho preso giusto quello che mi serviva, infatti i prodotti sono pochi pochi pochi. Allora, metto il pacco qui, oh. Aspettate. Ok. Così vi faccio vedere tutto. Allora, come sempre per tutti questi prodotti trovate il link giù nell'info box del sito e trovate anche il mio codice sconto che è Giulia010. Non smetterò mai di dirvelo per qualsiasi cosa che state effettuando un ordine e non vi ricordate se quel prodottino io l'ho promosso o l'ho bocciato. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, trovate sempre giù tutto nell'info box. Iscrivetevi perché io vi rispondo sempre a qualsiasi di voi, quindi io vi rispondo sempre, vi aiuto sempre e per me è un grande onore. Allora,
ho preso un bel po' di pacchi di patatine. Però scusatemi, spero che voi mi vedete. Non voglio buttare niente a terra. Allora, ho preso due patatine, queste qui della Daily Life, perché vi devo fare un video. Ed sono le protein chips gusto paprika. Vi dico già che sono spettacolari e ne ho prese due, infatti. Io queste qui le ho provate già tutte, però le ho riprese perché vi devo fare un video. Poi gusto formaggio. Poi... No! Ci sono pette! No! Piango. Comunque, perché stavano i prodotti sopra. No, vabbè. Gusto barbecue, che ormai si è rotto. Spero che ne tengo un altro perché vi devo fare un video. Mannaggia. Vabbè, comunque, paprika. Poi, queste altre qui, che sono le classiche. Eccole qui, queste sono le classiche. Ho fatto un macello qua a terra, mi tocca anche pulire. E poi queste altre qui, che sono alle erbe. Eccole qui. No, ci sono rimasta male, raga. Infatti il pacco è pieno perché ci stavano queste sopra. Allora, i pacchi sempre ben ballati, quindi vabbè, non fa niente, può succedere una cosa del genere. Ok, ho preso due creme, ovviamente. Allora, ho preso la Choco Relax. Approfittatene perché sono ritornate di nuovo tutte disponibili. Sapete che io vi straconsiglio gusto pistacchio, perché l'unica che ho assaggiata ed è buonissima. Io ho voluto prendere una un po' particolare delle Choco Relax, che è gusto fondente. Sinceramente ho voluto cambiare dalla classica, che devo dire, bianca, cioccolato normale. Ho voluto cambiare, anche se mi piace molto gianduia. I valori di questa crema sono spettacolari. Infatti pensate che per 100 grammi ha solo 28 grammi di grassi, e voi 100 grammi, cioè nessuno si mangia 100 grammi di crema, quindi è spettacolare veramente, è fatto solo di zuccheri, infatti soprattutto quella a pistacchio è fatta solo di zuccheri del pistacchio. Poi ho voluto prendere un'altra crema spalmabile un po' particolare, costicchia un po' per essere comunque 100 grammi di prodotto, ma è la crema alle castagne natural, 100% naturale del DMG. L'ho voluta prendere, quindi vi farò sapere, perciò seguitemi su Instagram perché la recensione arriverà prima lì. Poi ho preso, sì, aspettate perché il pacco è sommerso da patatine. Ok, ho preso questo nuovo gusto, cioè questo gusto che, maronna mia, questo patana, ok. Questo nuovo gusto, cioè non è il nuovo gusto, però è tornato disponibile di Emporio, comunque questa qui, ho splenda, vabbè, è questo. Comunque dietro ci sono, wow, adoro questa cosa, guardate qui cosa c'è. In base al gusto che avete preso c'è il codice a barra. No, vabbè, mi piace troppo questa cosa, guardate qua. No, vabbè, adoro. E questo qui è gusto crema chantilly. È un chilo e costa tipo 5 euro, 5,90. Buono, buono, buono. Mi è stata straconsigliata e quindi l'ho voluta prendere a gusto chantilly, perché questo gusto è super decantato. Poi, cosa ho preso qui? Ah, ok. Sul supplement, io perdo patatine. Sul supplement è arrivata una novità, cioè questi dessert. Qua me lo aspettavo molto più piccolo, caspita, invece è bello grande. Cioè, ho detto vabbè, 2 euro, secondo me è una cosa piccola, invece è bello grande. Sono 200 grammi di prodotto e tipo c'è, cioè, un budino. Questo qua è gusto cocco e cioccolato. Eccolo qui, oh. Vi dico anche i valori nutrizionali. Allora, per 100 grammi hanno 81 calorie, 2 grammi di grassi, 5 di carboidrati e 10 di proteine. Quindi ha un vasetto a 20 grammi di proteine. Lo proverò e vi farò sapere. Il marchio è Herman. Una ragazza ha detto prendilo perché è troppo buono. E poi il pacco infettato da patatine. E poi ho voluto prendere questo qui, che praticamente si mette nel, io penso, latte, per formare tipo, è tipo come quello del Nescafè, va? Mettiamo così, oh. Ed è
Business gusto, che gusto l'ho preso? Al zennuzzo, boh, non mi ricordo sinceramente io che gusto ho preso, comunque è questo qui. E nulla, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, un bel video unboxing barra svuota la spesa, quindi fatemi sapere e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!